Adesso ci stavamo muovendo, di diritto al movimento in qualche modo si è parlato e si parla nel Festival del Sole a Riccione e ne parliamo con Vincenzo Manco, il presidente dell'UISP. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Buon voi, grazie. pomeriggio. È Buon pomeriggio, pomeriggio. Sandro, è C'è la luce pomeriggio. fuori? È giorno. Ma no, 17:16. Valentin, in Francia dicono bonjour finché non Ma fa no, buon notte. après-midi dicono, Sì, dai, vabbè. forza. Ah. Adesso io non so se Vincenzo Manco sia così ferrato, come dire, però per me finché c'è luce è giorno e vi chiedo scusa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mi adeguo anch'io allora. Allora, questo Festival del Sole è un'occasione in più per ribadire quello che non sempre è chiaro, cioè che lo sport, diciamo così, va tradotto, non è soltanto quello agonistico, amatoriale o non, ma agonistico, c'è anche uno sport che è, come dire, movimento. Abbiamo parlato, nelle settimane scorse del calcio camminato, che sempre grazie a voi si sta diffondendo in Italia. Questa in qualche modo è una declinazione ulteriore di questa idea. Il movimento è un diritto e va, come dire, garantito, giusto? Assolutamente garantito e il movimento è, diciamo, quella parte del corpo che camminando e conquistando il territorio, il terreno, le piazze, i luoghi, gli spazi, diciamo, che non sono declinati per le discipline sportive tradizionali, che sono l'impiantistica sportiva che noi conosciamo, palazzetti, campi, eccetera, ma diventano i luoghi delle città attraverso cui il corpo si muove. Nel muoversi incontra e costruisce relazioni, incontra altre persone. Quelle relazioni producono buoni cittadini, quei buoni cittadini fanno buone comunità e quindi costruiscono nel rapporto con le istituzioni locali quella cultura del movimento che fa non necessariamente da controaltare allo sport, diciamo, professionistico, allo sport dei lustrini, ma diventa complementare per garantire un diritto per tutti. In questo festival questo si crea e questo si dà, si uniscono, sono più di 5.000 giovani da tutta Europa che si incontrano per, come dire, realizzare un tutto che si declina in ginnastica, giochi, movimento in cui non vi sono né i giudici, né le classifiche, né i punteggi. È l'Europa che ci piace, è l'Europa che noi immaginiamo, è l'Europa dei popoli, è l'Europa in questo caso delle persone che attraverso la pratica sportiva cercano di superare, come dire, le solitudini o semplicemente mettono in comune la propria cultura del territorio di provenienza e attraverso la pratica sportiva fanno festa, si divertono, scambiano le proprie esperienze e crescono, visto che qui soprattutto i giovani sono quelli che si incontrano e in quell'incontro io credo diano anche un buon esempio ai loro genitori, alle loro insegnanti, agli istruttori, ai dirigenti, dicendo che c'è anche bisogno per una società sportiva, viva Dio, di fare selezione e di portare a casa una medaglia, ma quella medaglia nel 70° anno della WISP è una medaglia che noi abbiamo messo al collo per garantire pari dignità a tutti e quindi far sentire campioni olimpici tutti. Sì, diciamo che al di là del fatto che un campione olimpico, poi prima parlavamo con Stefano Baldini, è un'altra cosa, però diciamo che quello che c'è di buono nello sport agonistico di alto livello, in un villaggio olimpico, nella condivisione, va declinato, anche perché non si può smettere di fare sport, attività o movimento, o perché si è troppo vecchio, o perché non si è perfettamente in grado di correre, o perché semplicemente non si è competitivi. Parlo dei ragazzi di 15, 18, 19 anni che spesso, non essendo più competitivi, magari rinunciano, no, tu curra tutto, invece ci sono ampi margini per muoversi ed è giusto, vuol dire, stoniarli, garantirli e soprattutto renderli accessibili. Tutte le grandi agenzie assolutamente europee, mondiali, penso all'OMS, penso alla stessa ONU che ha costruito la sua agenda 2030 immaginando il valore sociale dello sport per l'inclusione e l'integrazione tra i popoli, per esempio, e stanno guardando a quello che è il grande valore sociale della pratica sportiva. In Italia noi abbiamo ancora un problema di cultura sportiva e purtroppo diciamo questo deficit sia per l'anomalia istituzionale che non è chiara, diciamo, tra le politiche pubbliche, il governo, il CONI, quindi un ente di secondo livello, il sistema sportivo in sé, pur svolgendo chiaramente il CONI la propria funzione, ma questa anomalia che noi abbiamo dal punto di vista istituzionale in ambito internazionale non permette, almeno secondo la WISP, secondo me, un pieno sviluppo della cultura sportiva per tutti e quindi come diritto umano riconosciuto a tutti nel nostro paese. Queste opportunità, il Festival del Sole e tante altre,
diventano appunto occasioni per poter promuovere sostanzialmente questo. Bene, quindi diritto al movimento, e auguriamoci che in qualche modo si arrivi, magari come hanno fatto i francesi, magari come hanno fatto i tedeschi, che in qualche modo hanno risolto la questione, ognuno a modo suo, che si trovi un modo, che sia nostro, ma che in qualche modo ci si arrivi. Grazie infinito, Presidente. Per tutti e a tutte le età, grazie a voi. Grazie, arrivederci. Buon pomeriggio, arrivederci.